Buon pomeriggio, siamo dal book blog del Salone del Libro di Torino e siamo qui con Massimo D'Alema. Le volevamo chiedere, perché consiglierebbe ai giovani di leggere il suo ultimo libro? Beh, credo che ho fatto uno sforzo in questo libro, che è un libro rapido, un libro manifesto, di spiegare le cose che non vanno in Europa e soprattutto di proporre che cosa si dovrebbe fare per rendere l'Europa più democratica, per fare in modo che l'Unione Europea promuova la crescita economica e il lavoro e per rendere l'Europa più unita e più autorevole sulla scena internazionale. È un libro di idee, di proposte. Forse anche per questo può essere interessante per un giovane, perché si parla a volte di questa realtà europea, di questo Moloch che sta a Bruxelles senza capire bene che cos'è, che cosa può fare, e lì si cerca di spiegare che cos'è e che cosa dovrebbe fare. E avrebbe alcune proposte concrete appunto per i giovani che si affacciano ad un nuovo panorama politico in Europa? Beh, innanzitutto diciamo, io penso che uno degli scopi principali dell'Unione Europea dovrebbe essere quello di promuovere l'occupazione giovanile. E siccome non credo che l'occupazione derivi soltanto dalle riforme del mercato del lavoro, il problema principale è la crescita, sono gli investimenti, l'innovazione, la ricerca scientifica. L'Europa dovrebbe impegnare molte più risorse in questa direzione. Il sostegno alle imprese che assumono giovani. Mi ricordo che molti anni fa, quando ero al governo, noi introducemmo una forma di credito d'imposta per le imprese che assumevano i giovani, che era un fortissimo incentivo alle imprese per assumere i giovani e per assumerli con dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi ci sono molte cose che l'Europa dovrebbe fare per i giovani, però naturalmente sono i giovani che dovrebbero chiedergliele anche, perché la cosa principale secondo me della nuova generazione è che dovrebbe protestare, sì, ma protestare per cambiare le cose, non protestare per far casino. A volte si ha l'impressione che ci sono o giovani passivi o giovani che fanno della protesta, diciamo, qualcosa di fine a se stesso, diciamo, un po' di folcloristico, ma non è colpa dei giovani, è colpa di certe persone anziane, anche molto anziane, diciamo, che strumentalizzano il malessere dei giovani. La ringraziamo moltissimo per il suo tempo e anche per la sua partecipazione al Salone del Libro. Grazie mille. Buongiorno.